Uomini e donne over, Gemma bacia Giorgio, caos in studio continua. Anticipazioni uomini e donne, trono over, Gemma ama ancora Giorgio? Lite continua e bacio inaspettato. La nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne parte subito con una lite tra Gemma e Tina. La Galgani espone al pubblico e a Maria tutti i suoi dubbi nei riguardi della Cipollari e del rapporto che ha instaurato negli anni con Giorgio. Secondo la dama di Torino, tra l'opinionista e Manetti c'è qualcosa di più di una semplice amicizia e simpatia. La protagonista del parterre femminile, inoltre, rivela di aver letto un articolo in cui si parla degli incontri tra l'esuberante bionda e il suo ex. Gemma continua anche nel raccontare di aver saputo che Tina è stata vista a Firenze, città di Giorgio, e mentre passeggiava, sembrava non volersi far riconoscere. Inutile dire che l'opinionista non si è tirata indietro ed ha attaccato pesantemente la sua ormai rivale, stessa cosa ha fatto Manetti. Gianni e Tini credono che la Galgani abbia esagerato con queste inutili segnalazioni. Esperti è anche convinto che la dama di Torino stia solo cercando di dare alla Cipollari tutta la colpa della fine della storia d'amore tra lei e il gabbiano. Passando oltre, Gemma racconta di essersi trovata molto bene con Guido ma, a causa della distanza e degli orari di lavoro di lui, si vedono ben poco. In ogni caso, lei è disposta a vederlo ancora. Al centro dello studio arrivano poi Anna e Angelo. I due si stavano frequentando e sembravano andare molto d'accordo. Alla fine, si sono detti addio a causa di alcune divergenze. Lui avrebbe voluto l'esclusiva e avrebbe preferito che la dama lasciasse in disparte la sua amicizia con Giorgio. A fronte di una brutta telefona che la donna ha ricevuto dal cavaliere, Anna ha capito di non volerlo al suo fianco. Uomini e donne, Gemma balla e bacia Giorgio. Discussione tra Sossio, Manila e Fabrizio. Aurta ha continuato a cercare la donna e lei pare anche avergli risposto. Il cavaliere arrivato in studio per la dama non è affatto felice e comunica alla donna di tirarsi indietro nel caso in cui lei decida di continuare a sentire l'altro. Alla fine, in studio scoppia il caos. I tre litigano pesantemente e la questione non sembra riuscire a risolversi. Alla fine, Manila e Fabrizio riescono a chiarirsi. Intanto, Maria ha ricevuto il giornale che aveva menzionato Gemma e che parlerebbe di Tina e Giorgio. La Cipollari invita la dama a rivelare tutta la verità sui suoi attuali sentimenti nei confronti di Manetti. Dopo la diretta Facebook, a grande sorpresa, la Galgani balla con Giorgio e lei azzarda anche con un bacio.